dal 4 marzo dello scorso anno. Siamo entrati in Parlamento, era il 23 di marzo, alla prima seduta del Senato. Ci siamo accorti che non c'era la maggioranza e abbiamo chiesto immediatamente di tornare alle elezioni. Avevamo chiesto di votare il 22 di luglio e poi la Lega ci ha abbandonato e se n'è andata a fare il governo con il Movimento 5 Stelle, un governo tragico che ha massacrato il paese, eccetera. Io spero che torniamo, come del resto facciamo in tutte le regioni, a un centrodestra in cui Forza Italia sia necessariamente centrale di collante, come della vecchia idea che mise insieme Bossi e Fini nel 94, ma credo che oggi sia ancora centrale il ruolo che noi dobbiamo ovviamente esercitare. Sulla storia del governone io non la vedo così, mi creda, così facile. Noi in questo anno abbiamo fatto delle battaglie importanti. Abbiamo fatto la battaglia sul decreto, contro il decreto dignità, abbiamo fatto la battaglia contro il reddito di cittadinanza, quando questa maggioranza se le è bevute tutte senza problemi. Io le dico la verità, se posso. In questi giorni ho sentito parlare del partito del no, del governo del sì e di battaglie che sarebbero avvenute all'interno della compagine governativa. Mi creda, io sono in commissione lavori pubblici, sono responsabile dell'ufficio legislativo di Forza Italia, sono vicepresidente del gruppo parlamentare, non abbiamo mai visto una sbavatura nella maggioranza, hanno votato sempre compatti, poche parole, mani alzate e a diritto. Quindi francamente non ho capito per quale motivo si sia sfasciato tutto. Quindi Mallegni, questa storia dei no? Sono contento che si sia sfasciato tutto. Questa storia dei no, questo elenco di no, questa storia dei no di Salvini, sostanzialmente Salvini nell'ultima fase, nell'ultimo mese ha detto spesso e volentieri basta, vogliamo dei sì, basta con i no, e ha fatto sempre l'elenco, e tra questi anche quello dei lavori pubblici. Ma guardi, anche sulla storia dei lavori pubblici, mi scusi, parla con uno che, ripeto, è capogruppo in commissione lavori pubblici. No, per l'appunto. Noi abbiamo chiesto ripetutamente ai colleghi della Lega, che ce l'ho proprio seduti dietro di me, in commissione, di sbloccare gli assi viari, io parlo della mia regione, della città di Lucca, già finanziati, eccetera, tutta l'asse tirrenica, tutta la parte ferroviaria, 600 opere pubbliche, non hanno aperto bocca. Non hanno aperto bocca. Io a un certo punto e ogni tanto mi giro e mi giravo e non li riconoscevo, le dico la verità. Quindi, come sempre, ma mi creda, lo dico anche con un po' di amarezza, gli unici che hanno portato avanti il programma di centrodestra siamo stati noi di Forza Italia. Oggi c'è un ripensamento? Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. La coalizione si rimette insieme. Si va a governare il paese se ci dovessero essere le elezioni, perché se ci dovessero essere le elezioni il paese lo governerebbe il centrodestra. È evidente che, mi permetta, sì, se qualcuno avesse manie di grandezza, che mi sembra che siano clamorosamente franate in Senato l'altro giorno e con scelte che nelle ultime 4-5 giorni francamente hanno fatto vacillare anche i più fervidi sostenitori leghisti, dico, ognuno poi fa i conti con la propria coscienza e il proprio elettorato. Speranza, Forza Italia Speranza non rincorre più alleati. Allora, vado a Roberto Speranza, perché lo scenario di Massimo Mallegni, di un centrodestra unito, insomma, ricompattamento del centrodestra, il voto